Trento a meno 1. Calamita Rossini. Ah, dove è passato questo pallone di Sokolov? Muro a 3. Che rischio Sokolov. Rischio fotografia con tanto di flash per il bulgaro, che però ha evitato questo muro a 3. Mamma mia. Ed è di nuovo parità, 22 a 22. Ancora Fedrizzi, finale thrilling di quarto set. Toccato, credo che abbia toccato. Ha toccato, sì. Bravo Dario Simoni, bravo il tocco, dicendo ragazzi è inutile protestare, il punto è di Trento, andiamo avanti, ma Trento ha operato il sorpasso. E ora c'è l'errore di Fedrizzi, un ace e un errore per lui. Errore numero 13. Carmelo Gitto, 23 a 23. Sole per il match point in favore di Trento, dopo che Latina era tornata avanti 21 a 19 e aver sempre condotto questo quarto set. E la chiude Sokolov, 25 a 23 con il punto numero 24. Peccato, Latina avrebbe meritato sicuramente il tie break, l'avrebbe meritato per quanto fatto vedere, avremmo rivisto il tie break del girone di andata. Pizzico sfortunata l'Andrea di Latina, stretta di mano tra Serniotti e Santilli, un Santilli sconsolato. Trento dunque sbanca il Palabianchini in questa prima giornata di ritorno, 21-25, 25-23, 22-25, 23-25. Coppe europee adesso, Champions League per Trento, Challenge Cup per l'Andreoli, e domenica l'Andreoli andrà a Macerata